Salve, sono Manuel Lazzari e oggi risponderò alle vostre domande. Seguite Onic per saperne di più. La differenza che ho notato tra Serie D e Serie A è quella che ho notato anche tra Serie C, Serie B ad arrivare in Serie A, che è praticamente la stessa, che si parla di una qualità a livello fisico, a livello tecnico e tattico è molto superiore, è un calcio quasi completamente diverso e quindi deve arrivarci preparato e pronto. Un calciatore al quale mi sono ispirato da bambino è Daniel Alves. Mi ricordo quando giocava a Barcellona, è un terzino molto, molto offensivo, che piace molto attaccare, un giocatore di grande tecnica e rapidità, e sin da quando sono bambino è stato un po' il mio punto di riferimento, diciamo. Quando ho ricevuto la chiamata della Lazio, ovviamente sono stato un ragazzo veramente pieno di gioia e di felicità, perché comunque non avrei mai pensato di arrivare così in alto, soprattutto essendo partito dal basso, e quindi arrivare così in alto in una squadra così importante è motivo di orgoglio e sono veramente felice. L'avversario più tosto che ho affrontato in questi anni in Serie A, sicuramente mi ricordo, è Douglas Costa della Juve. È un giocatore veramente rapido, esplosivo, che mi ha fatto venire il mal di testa più di una volta. E se devo fare qualche nome di qualche mio compagno di squadra che non vorrei mai affrontare, dico Pedro e Zaccagni, perché sono due esterni veramente forti, senza dimenticare Felipe Anderson. Sono dei giocatori incredibili con la quale ho la fortuna di allenarmi e di migliorare. Nel mio tempo libero, quando non gioco e non mi alleno, mi piace stare a casa con la mia famiglia. Adesso ho anche una bambina piccola, quindi ora, giocando ogni 2-3 giorni, che siamo sempre in viaggio, nel ritiro, il poco tempo che ho a disposizione voglio passare con la mia fidanzata e la mia bambina, o se no a me piaceva molto giocare alla PlayStation e guardarmi Netflix. L'ultimo derby che abbiamo disputato è stato un derby particolare, perché avevamo delle assenze importanti, in più venivamo da due sconfitte, e quindi prima di uscire dagli spogliatoi ci siamo guardati tutti negli occhi e ci siamo detti che dovevamo reagire, che volevamo regalare una gioia non solo a noi ma a tutto il popolo laziale, che si meritava una grande giornata. E per fortuna il derby l'abbiamo vinto e abbiamo festeggiato, e speriamo di ripeterci anche nella gara di ritorno. Il momento più bello da quando sono alla Lazio è stato sicuramente la vittoria della Supercoppa italiana contro la Juve a Riyadh, che è stato anche il mio primo trofeo da professionista, quindi è un giorno che non dimenticherò mai. E il 29, numero di maglia, è la mia data di nascita, mia e di mia sorella, quindi ho sempre portato quel numero da quando sono un professionista, quindi mi ha sempre portato fortuna e in questi anni, quindi continuerò ad usarlo. Se non
fossi stato un calciatore sicuramente sarei diventato un meccanico, che è anche quello che ho studiato nelle scuole superiori, il lavoro che faceva mio padre, quindi sicuramente avrei seguito le sue orme. Se tornassi indietro, il consiglio che darei a Manuel nel momento in cui giocava nella Giacomense era quello di essere meno timoroso, essere meno fragile, di avere un po' più di personalità, anche se ero molto giovane, quindi dovevo ancora maturare. E diciamo che il punto di forza mio per questa scalata fino alla Serie A è stata comunque la dedizione che ci mettevo in, non solo in partita, ma in ogni allenamento, dal lunedì alla domenica, quindi sicuramente l'impegno. La partita più bella della carriera è difficile, ci devo pensare bene, ma sicuramente una delle più belle è stata il derby del 2021, quando abbiamo vinto 3-0 contro la Roma. E sicuramente è stata una partita bellissima, e dove sono riuscito a dare il meglio di me stesso, quindi è sicuramente una partita che porterò sempre dentro di me. Grazie a tutti per le vostre domande, è stato divertente e interessante, e avrei scelto tutti voi per il premio della miglior domanda, ma purtroppo ne devo scegliere solo uno, quindi il premio per la miglior domanda va a Fede Leccese e riceverà la mia maglia come regalo da parte mia e di Omic, e ovviamente per saperne di più segui Omic. Ciao!